Perché Now, Doriana Laraia e Fabrizio Silani. Quando il treno si ferma e la gente scende gridando, urlando, perché non era detto che una famiglia fosse tutta insieme. Io non ricordo di aver pianto, insomma piango adesso. È importante far capire che siamo tutti uguali, è importante. Andrea Bucci, numero 76483, uno dei 50 bambini di allora sopravvissuta dei 200.000 deportati ad Auschwitz-Birkenau. Testimonianza vivente di quell'orrore e di quanto sia importante fare memoria. Un'esperienza segnante, nel senso che entriamo in contatto con qualcosa di negativo, ma dalla quale possiamo insomma prendere spunto positivamente. Lo sguardo di Matteo e quello di tutti i 100 ragazzi italiani che ad Auschwitz stanno facendo un viaggio studio illuminante. È angosciante se pensare che tutto questo, tutto quello che ci stanno raccontando una volta era reale. Studiandolo non si capisce fino in fondo quello che potevano provare queste persone. Venendo qua provo anche un senso di vergogna di essere uomo.